Lune di Balrog. Finalmente è uscito questo PG che era attesissimo, se ne parlava da un sacco di tempo, si sa della sua esistenza e del suo imminente arrivo, ma di volta in volta usciva un altro personaggio al posto suo. Ci sono stati dei ritorni di Thanatos, è spuntato Fiuko prima ancora di lui e via discorrendo. Ma perché questo personaggio era così atteso? Adesso lo andiamo a vedere. Direi di andare a vedere. Facciamo una lettura veloce alle sue skill. Di questo personaggio ne hanno già parlato in tanti, però ho visto che dalle discussioni che ne hanno fatto al riguardo sono state secondo me un po' confuse, perché alla fin fine questo personaggio è molto molto semplice nel suo utilizzo. È uno di quei personaggi che ti confondi di più a spiegarlo, ma poi a utilizzarlo è veramente semplice. Infatti darei una rapida lettura alle sue skill, perché comunque ci sta. E farei subito una prova nel suo test dove si provano i personaggi e poi tiriamo le conclusioni su, diciamo, l'utilizzo per chi è indirizzato questo personaggio. Vale la pena utilizzarlo? Assolutamente ni. Quindi adesso andiamo a vedere il perché. E allora, no, già ho sbagliato sezione. Dov'era? Qua. E allora, Lune di Balrog. Intanto, brevemente diciamo che questo personaggio ha una doppia utilità. È un support, perché lui difende dagli status del team avversario, purifica se il team avversario ci mette dei malus, quindi dei debuff, adesso andiamo a vedere quali, e ha una seconda funzione, che quando noi decidiamo di attivare la skill che lo trasforma, diventa appunto con questa veste, con la corazza, perché inizia con l'abito, diciamo, da giudice. L'avrete visto già anche nell'immagine del tema. E diventa un DPS. Quindi ha una doppia funzione. Possiamo, diciamo, il personaggio è creato per svolgerle entrambe. Ovviamente, come capita per altri personaggi, in base a come noi lo skilliamo, possiamo anche decidere di usarlo in un modo o nell'altro. Come vi faccio un esempio, come lo è stato per esempio Sirio con la Clot Divina. Il suo personaggio, cioè questo personaggio, è un tank, cioè resiste ai danni, protegge i compagni, ma fa anche tanto danno. Però uno magari se ne poteva fregare del danno senza potenziare i dragoni o senza dargli i cosmi per alzargli il potere d'attacco, diciamo l'attacco fisico, e quindi lo avrebbe usato soltanto come tank. E in questo caso si può fare pure un giochetto del genere. Io sono sempre contro a queste cose, perché comunque è come usare male un personaggio, nel senso, si può intanto iniziare a usare e poi però si deve finire a usarlo in maniera completa, perché altrimenti non ha senso, secondo me. Il personaggio è pensato per fare questi due ruoli e se ne usiamo uno dei due, per quanto bene lo faccia, secondo me è una cosa sbagliata. Comunque. E allora, attacco base. Comunque è molto low cost questo personaggio. Intanto vediamo questo, è che l'unica gemma che usa è nel suo attacco principale, che andiamo a vedere. Attacco base, moltiplicatore danni parte con un 100%, quindi danni cosmici dovrebbe fare, sì. Applica uno stack di bruciatura. Ogni volta che noi colpiamo un nemico attacca questo stack. Se ne possono accumulare fino a 5 cariche massimo. Queste cariche, non mi ricordo adesso se durano 2 turni, forse poi vanno scomparendo, però quando noi li colpiamo con l'attacco base azzeriamo il countdown, un po' come succedeva con il leone Clot Divina. Quindi col colpo base riazzeriamo il countdown e applichiamo pure uno stack nuovo. E allora questo... vediamo come scala. Questo probabilmente, anzi sicuramente, questa skill va lasciata a 1. Sì, perché comunque aumenta soltanto i danni, niente di che. Questa è la sua skill base, che inizialmente nella sua prima versione è reincarnazione. Quando noi lo andiamo a trasformare in versione DPS, quindi con la corazza, diventerà invece, a posto di reincarnazione, avremo frusta infuocata. Reincarnazione, che cosa fa? Questa skill ha una doppia utilità, un po' come quello di Atena che mette il marchio o ai nostri compagni o ai nemici e fa danno. Quindi la stessa skill ha due funzioni. La stessa cosa ha questa skill. Noi possiamo con questa skill targettare o i nostri compagni, e in questo caso purifica, quindi dissolve
No, scherzavo, dissolve è quello ai nemici. Allora, quindi se tocchiamo i nemici, se colpiamo i nemici, dissolve i suoi potenziamenti. Quindi andiamo a togliere tutti i buff che ha il nostro avversario e applica pure una carica di bruciatura. Non se la fa mancare. E allora, però attenzione a un nemico che ha già agito, quindi in caso contrario non applica la bruciatura. Se il bersaglio invece è un alleato, gli effetti di controllo potenti, quindi non tutti, stiamo attenti, stordimento, restrizione, incubo, incubo è interessantissimo perché già qua possiamo far uscire dall'incubo quindi qualcuno contro Hypnos, congelamento, ghiaccio nero, attenzione, quindi per la prima volta forse possiamo rimuovere il ghiaccio nero del cigno nero, quindi ottimo contro il team freeze questo, sonno e pietrificazione. Non c'è però il silenzio, che è uno degli, diciamo, dei debuff più antipatici. Vengono rimossi dalla reincarnazione e sostituiti con questi potenziamenti. Quindi i debuff vengono sostituiti con dei potenziamenti. Immunità spazio-dimensionale, che in questo momento non mi viene in mente quale sia. Ipotizzo il triangolo di Kanon spazio-dimensionale. Non lo so, devi vedere. Applica bruciatura durante l'attacco, quindi noi praticamente questa è una cosa importantissima, fondamentale. Quando noi buffiamo un nostro compagno, quando lui effettuerà un attacco di base o con la sua azione speciale, applicherà lo stack di bruciatura sul nemico. Quindi da qui partono già le prime strategie, perché se io vado a buffare, per esempio, Ikki, Godclot, quando lui si trasformerà in fenice che colpisce tutti, applicherà la bruciatura a tutti. Quindi già lui l'ho visto usare bene in combo con Orfeo, perché Orfeo praticamente che succede? Ogni volta che il nemico fa una mossa, Orfeo gli dà il suo colpo con il suo colpo speciale, quindi gli fa del danno cosmico e gli applica pure bruciatura. Quindi Orfeo continuerebbe a mettere bruciatura in continuazione. Oppure, per esempio, non l'ho provato, ma mettendo questo buff a Ofiuco, Ofiuco che è il suo attacco base colpisce a tutti, ogni attacco base va a applicare uno stack di bruciatura. Quindi comunque già questa parte è la strategia. E aumenta il 5%, va bene, i critici, bla bla. Questo qui del moltiplicatore danni, questa qui è da portare più alta possibile perché è tutto l'effetto DPS praticamente del personaggio. Quando lui si trasforma, invece, come dicevamo, diventa frusta infuocata, aggiunge una carica di bruciatura a un bersaglio e infligge una quantità di danni pari a 150% più 15 per ogni carica di bruciatura. Quindi noi avremo una prima parte, tecnicamente come andrebbe usato il personaggio parlo, una prima parte in cui buffiamo i nostri compagni, li proteggiamo dagli status nemici, i nostri compagni iniziano ad applicare le stack di bruciatura agli avversari e quando questi stack noi ne avremo applicati un bel po', allora ci trasformeremo e inizieremo a fare dei danni devastanti, perché ogni stack è più 15 per ogni carica bruciata. Questa immagino che poi si alzerà di livello e quindi farà molto molto danno. Poi, che abbiamo qua? Fiamme di Barrog. Questa è quella che noi usiamo per trasformarlo, quindi quando Barrog si rivela e guadagna un'azione extra, quindi noi ci trasformiamo e possiamo subito agire. Reincarnazione si trasforma in frusta infuocata, questo l'abbiamo detto, dopo la trasformazione lui ottiene uno scudo, ecco cosa importantissima, quando lui si trasforma e indossa la Clot, la surplice anzi, lui ottiene uno scudo pari al 30% dei punti massimi, quindi sul lune per i cosmi è importantissimo andargli a alzare la vita, perché lui più vita avrà, più sarà alto lo scudo che si metterà quando indosserà l'armatura. E questa è pure da alzare a 5, perché ne va della resistenza del personaggio. Portata a 5, quindi sicuramente infligge la carica di bruciatura e ottiene uno scudo 70% dei danni massimi. Ragazzi, è tantissimo. Ora non mi ricordo la percentuale dello scudo di Sirio, ma potrebbe essere simile. E allora, questo è il Necronomicon, la skill, questa è la sua skill passiva.
Allora, il libro che registra vita e morte di ogni singola persona, la quale verrà ricompensata o punita in base alle sue azioni. Carina come cosa, è che lui, ricordiamoci, che è il giudice degli inferi. Garantisce a Luna l'immunità agli effetti di controllo, quindi Luna è immune al controllo mentale come Mew, Papillon, con l'eccezione di esilio e restrizione. Restrizione dovrebbe essere la catena di Andromeda e anche Minosse. Esilio dovrebbe essere il triangolo, se non ricordo male, però lì lo chiamo in un altro modo. Comunque, i nemici hanno il 50% di possibilità di subire una carica bruciatura quando lanciano un effetto di controllo. Quindi, come si chiama? Shaka prova a silenziarmi e si becca bruciatura, fino a un massimo di 3 cariche per lancio. Quando un nemico uccide un alleato, il nemico subisce una carica bruciatura, quindi in continuazione, se mi colpiscono si bruciano, se mi uccidono un compagno si bruciano, se il mio compagno baffato li tocca si bruciano. Avete capito? Brucia, brucia tutto. Ok, non è molto difficile, ad esempio, ci abbiamo messo più tempo a vedere, a leggerle, ma adesso lo andiamo a provare e poi tiriamo le somme. Io, tra l'altro, questo PG non proverò a pullarlo, sia perché sono rimasto con 379 gemme, devo ritornare nella soglia delle 550, spero prima che esca il gatto, comunque più possibile. E questo lo salterò perché ho di là, diciamo, ho scialacquato tutte le mie gemme per Canon. Allora andiamo. Codex. Quindi adesso devo stare un po' calmo. Tra l'altro c'è ancora Valentine, che è bello raro e ancora non si può pullare. E allora, Luna di Barrog. Prova. Giustamente qua mi fanno un team tutto fuoco. Team fuoco è interessante, ma secondo me non è da considerare per formare una squadra che sia buona, diciamo, nel PvP. Loro qua ce la mettono per simpatia, ma non, comunque non raggiunge come dire, la professionalità, come possiamo chiamarla, del team ghiaccio. Il team freeze è molto più forte e finalmente Lune ci aiuterà a debellare questa cosa bruttissima del team freeze. Io lo odio. E allora, abbiamo Lune, come vedete all'inizio è in forma di giudice, quindi il mio compito è buffare i miei compagni. Io do un buff a Ikki, intanto li buffiamo tutti e tre. Peccato che i nemici non mettano degli status per fare vedere anche la purificazione. Bene, ora che Ikki ha il suo buff, metterà lo stack di bruciatura a tutti quelli che colpisce. Siccome con la sua mossa, quando si trasforma, colpisce tutti, metterà intanto il suo stack a tutti. E ogni volta che colpirà, ora che quando si trasforma, colpirà il suo bersaglio, aumenterà i suoi stack. Allora, mettiamo un altro potenziamento agli altri. Perché, ad esempio, io farei così se avessi Balrog, lo metterei comunque a quelli più interessanti. Ora, lui colpisce, se ricordo bene, colpirà tutti quelli che hanno lo stack, andandoli quindi a colpire e quindi aumentare di sua a sua volta altri stack. Lui fa danno a tutti quelli che hanno l'effetto bruciatura. Mettiamo adesso l'ultimo buff. A quanto ho capito non c'è il limite di questi buff, cioè a quanto pare posso buffare tutta la squadra e il buff non si può togliere. Infatti resta buffato Ikki. Adesso ogni volta che colpirà aumenterà lo stack di bruciatura. Esatto, 2, 3.
diamo l'ultimo buff a lui. Adesso ovviamente tutto il mio team produce ustioni. È molto carino da vedere, però comunque il team fuoco, tra l'altro c'è Icky Firebird, come si chiama questo, non mi piace proprio come PG. E allora, adesso noi, quando abbiamo rilasciato un bel numero di stack, andiamo a trasformare il nostro Lune, appena tocca a lui. Ok, lo trasformiamo. Che figata. E lui intanto acquisisce, come vedete, tutta questa parte è lo scudo del 70%. Tutto questo è scudo che ha ottenuto, ed è ottima come cosa. E quando noi andremo a colpire con la frusta, inizieremo a vedere i danni, perché farà dei danni in base a quanti stack noi abbiamo applicato. E noi con gli altri continueremo ad aumentare gli stack di fuoco, e quindi facciamo tanto tanto danno. Una volta trasformato, cioè, noi non dovremmo fare più niente con Lune, dobbiamo soltanto colpire di frusta e basta. In questo modo, in questa versione, non possiamo più però rimuovere i debuff sui nostri compagni. Quindi noi, in questo caso, quando lo trasformiamo così, diventa solo DPS. Quindi andiamo a tirare le somme, perché comunque abbiamo già visto tutto. Andiamo a vedere le statistiche e vediamo che comunque in pochi turni, con solo 4 gemme utilizzate di punti d'azione, Lune i suoi danni li fa. 316.000 in così pochi turni non è male. Già ho visto dei miei compagni di legione che iniziano a postare gli screen che lo stanno iniziando a utilizzare, e fa veramente veramente male. Quindi, per concludere, a chi è indirizzato questo personaggio? Allora, questo ovviamente, come avrete già ormai intuito, è un personaggio più adatto al PvP. Per questo dico, avevo detto ni all'inizio, non perché il personaggio non sia valido, anzi il personaggio è validissimo, è utile, è un personaggio molto forte che fa anche tanto danno e che vi protegge da molti tipi di team. E tra l'altro è come il prezzemolo, va buttato su qualsiasi tipo di team, perché non consuma niente, ti protegge e lui ha delle belle difese. Purtroppo non vi posso far vedere i valori e le sue statistiche, ma delle statistiche abbastanza bilanciate e molto alte. Quindi possiamo giocarci un pochettino e cosmarlo. Abbiamo varie alternative per i cosmi. Quindi dicevo, è un personaggio PvP. In alcuni video qualcuno ha detto che è un personaggio da PvP da livelli alti e da Jamir. Secondo me assolutamente no, è un personaggio da PvP, punto. Se qualcuno ce l'ha anche a livelli bassi di PvP, può combinarlo in tantissimi modi. Nelle prove che fanno fare, già la combinazione lui e Radamante è molto figa, perché lui buffa Radamante, Radamante a costo zero colpisce tutti. Quindi lui è in coppia con qualsiasi personaggio che fa dei danni multipli o attacchi a OE, cioè a tutti i nemici, e va benissimo. Quindi possiamo applicare il suo buff a Ofiuco, a Icky God Clot, a Orfeo, pesci è utilissimo da andare a buffare. Immaginate pesci che inizia a tirare rose a tempesta a tutti come un mitragliatore, rilasciando anche gli stack di fuoco. Cioè, già fa paura una cosa del genere. In più, lui può anche essere utilizzato inizialmente come protezione per tutto il team. Ha pure il 70% di scudo, a livello 5 ovviamente di skill. Quindi già con una June ho messo sotto un'ala anche di Sirio. Secondo me non c'è neanche tanto bisogno di andarla a piazzare sotto un'ala di Sirio. Però il personaggio è molto molto valido. Però, per concludere, io vi ripeto, non conviene andare a provare a pullare un personaggio con dei livelli bassi di gemme, perché oggi per trovare un personaggio del tema che vi interessa
occorrono dalle 5 alle 600 gemme, quindi se voi vi volete imbarcare a trovare un personaggio dovete avere, secondo me, almeno 500, minimo 600 gemme, che se non lo trovate almeno ne uscite con abbastanza shard da poterlo terminare. Quando ne avete 100, 200, provateci pure, per carità, ognuno fa quello che vuole, ma sappiate che probabilmente sprecherete le gemme, a meno che ovviamente non c'è un colpo di fortuna. Se per carità, si può anche buttare 5 gemme e lo trovi, tutto può succedere, ma quella considerate che è la fortuna, non è la normalità. Quindi siccome io ne ho 379, non mi ci metto proprio a provare a pullarlo, preferisco tornare a livelli alti di accumulo per poi pullare in sicurezza il prossimo PG che mi interessa. Tra l'altro io non faccio nemmeno PvP a livello intensivo, faccio qualche partitella ogni tanto, e quindi non mi interessa più di tanto questo personaggio, lo pullerò dopo. E niente, per questo video era tutto, spero di essere stato chiaro e di avervi dato delle delucidazioni. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!